Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati o bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è giovedì, vi auguro un buon pomeriggio. Ho qualche minuto di tempo e volevo parlarvi della mia collezione di candele. Ve l'ho accennata tante volte nei vari video e ho pensato che oggi, vabbè, potevo anche mostrarvela. È abbastanza nutrita, non grossissima, anche perché io le candele le utilizzo molto, cioè non è che le compro e poi le tengo lì di bellezza, ma le uso e poi man mano che le uso ne ricompro delle altre, ovviamente. In quest'ultimo periodo ce ne sono molte natalizie perché sono andata appunto a fare la scorta dall' ex cereria Sgarbi che è qui vicino a me a Oggiono e quindi ho comprato un bel po' di fragranze natalizie che poi vabbè. Comunque, essendo chiuse con il tappo ermetico, se non le uso adesso le utilizzerò dopo, ma a me piace utilizzarle comunque tutto l'anno, sia quelle primaverili, sia quelle estive, sia quelle autunnali, non c'è stagione per le candele e non sono legata ad un profumo. Certo, magari a Natale mi piace di più utilizzare quelle natalizie che profumano di biscotto, che profumano di noce moscata e tutte queste cose, però non mi faccio molti problemi, insomma. Da cosa partiamo? Partiamo dalle can due candele che mi sono state, no, tre can due candele mi sono state regalate a Natale da una mia amica, la mia amica Betta, che sa che mi piacciono le candele, e mi ha regalato queste due carinissime candele in una scatolina di latta. Eccole qua. Questa è al profumo di vaniglia ed è intensissima. Ecco, alcune volte magari quando poi sento il profumo così o vedo la confezione che mi piace, poi a volte mi spiace bruciarla, però alla fine cosa me le compro a fare se poi non le utilizzo? E allora le brucio e poi dopo le ricompro. Questa è di un'azienda inglese che io non conosco. Sto guardando, allora, Muji Europe Holdings, London, e poi c'è anche in Germania, a Berlino. È buonissima, molto, la dà una linea molto essenziale, molto carina, e quindi questa me l'ha regalata la mia amica Betta e la utilizzerò. E quest'altra ha il profumo di Spice Apple Compote che presumo sia una composta di mele e spezie e infatti è una cosa libidinosa. Guardate anche il colore, che meraviglia, stupendo, sempre della stessa azienda, un profumo intensissimo, un profumo se vogliamo definirlo invernale con un mix di spezie, cannella. Mi sembra anche quasi vino rosso se lo sento. Il profumo del vin brûlé, un po' più dolce, con molto zucchero, molto speziato, anice stellato, cannella, buonissima. E questa sicuramente la utilizzerò adesso, non l'ho accesa in questi giorni perché prima volevo mostrarvela. E queste due sono a posto. Mi chiederete anche la collezione di candele? Ebbene sì. Le candele le compro e me le regalano da tantissimi anni. Ero ancora alle scuole medie, penso quando ho cominciato ad appassionarmi, poi dopo un po' di anni si è aperta l'IKEA e quindi già lì è stato un amore a prima vista, anche se ultimamente mi sembra che le candele di IKEA profumino un po' meno quando le si accendono, o forse perché sono abituata io a delle candele che magari adesso sono un po' più intense, tipo le Yankee Candle, ma anche le Princess Candle e tante altre marche. E anche un po' che non vado a fare un giro all'IKEA e ci dovrei tornare. Poi ho sempre avuto la fortuna appunto di avere questa cereria vicino a casa e prima quando non era stata inglobata da questa azienda, presumo straniera, faceva delle candele stupende, molto decorate, quelle candele che avevano anche tutti i fiori essiccati all'interno, oppure a forma di Babbo Natale, o
di villaggio natalizio, però questo molti molti anni fa, e quindi quello che mi attirava era praticamente il pack, cioè come era fatta la candela, e quindi ce li ho anche sparse in giro per tutta la casa come decorazioni natalizie. Invece adesso quello che mi piace è proprio il profumo, anzi se le linee delle candele sono più essenziali è ancora meglio, perché mi piace anche mi piace sì il design, ma mi piace soprattutto il profumo. Altre due candele che ho acquistato, mi pare, da Tigotà, erano in saldo, non vorrei dire una stupidata, ma mi pare di averle acquistate lì. Sono della linea Fragranteria Limited Edition, note speziate e fruttate, e anche questa è molto invernale, molto natalizia, il colore è meraviglioso. È di un'azienda prodotta da KFS Candles Amsterdam e è buonissima. E mi piace molto anche il bicchiere, poi io questi bicchieri ovviamente li riutilizzo tutti. Ho fatto le unghiette verdi, verdi bottiglia, fondo di bottiglia. E questa è una. L'altra sempre della stessa azienda, un po' più primaverile, estiva, fresca. Pompelmo rosa d'America e si sente tantissimo. Un bel rosa, e questo è il suo vasettino con il tappo in metallo che si chiude. Sono veramente molto molto carini. Poi veniamo invece a due candele che ho acquistato prima di Natale da Yves Rocher. Erano sul catalogo natalizio e mi pareva fossero anche scontate. Non ricordo se era il catalogo natalizio o quello subito prima, e sono stata tentata e le ho comprate. Questa è la prima, questa è la sua scatoletta rosa e questo è il suo vasetto. E vediamo cosa ci dice. Aroma Jules Berry. Allora, Made in France 100% Botanical Wax. Quindi cera vegetale, presumo che sia la cera di soia. Il profumo è buonissimo. Un misto tra succo di frutta non dolce, un succo di frutta frutti. Mirtillo, vengono in mente quelle caramelle gommose violette che mangiavamo quando eravamo piccolini. Comunque, troppo carina. E anche questa la riponiamo. E poi, sempre di Yves Rocher, perché mi piaceva tantissimo la confezione, cioè questo pack è meraviglioso, troppo bello. Questo colore è uno dei miei colori preferiti, estivi. Vediamo se riesco. E un mamma che buona. Questa vediamo se ci dice Milk Almond, è il latte di mandorla. Sì, sento il latte di mandorla, si sente quel retrogusto proprio della mandorla, ma c'è anche qualcosa di fiorito. Buonissimo. E questa è anche molto molto carina, questa piccola candelina. Ok, poi veniamo a un'altra candela che ho trovato sempre da Tigotà. La marca è Bolsius, ve l'avevo già fatta vedere perché ne avevo consumata una alla mela verde ed era finita nei finiti. Questa è al melograno e profuma tantissimo. Non la apro perché la scatola aiuta, vediamo se si può. No, ma forse riesco. No. Oh sì, vediamo. Va bene, ragazzi, ve la apro che ve la faccio vedere. Tanto poi questa va sicuramente bruciata. Che poi. Dai, scassiamo su tutto. Allora,
io qua avevo tirato su un po' la pellicolina perché si sente davvero tantissimo, è un profumo molto fresco. La linea è proprio essenziale, vedete, un bel vaso che poi quando sarà pulito ci metterò la mia orchidea piccolina. Mamma, scusate, e anche questa è a posto. Poi questa invece è stata regalata a mia mamma, e a mia mamma ovviamente le candele non piacciono, o meglio non le usa perché poi è poco a casa, adesso va da sua sorella, quindi ci rimane poco, e quindi tutti i regali di candele arrivano a me. Questa è bellissima, mamma mia, e si chiama Light Fragrance Scent Candle ed è dell'azienda italiana Cereria Ferrario. Il profumo è la profumazione Gazebo, con questo color glicine meraviglioso, e la descrive così: un piccolo universo circondato da rampicanti come il glicine, il caprifoglio, il mughetto, che con il loro intreccio filtrano ma non cancellano il profumo di tutti gli altri fiori del giardino. Al centro, su tutto, la fiamma calda e tremula di questa magica candela. La profumazione è meravigliosa, si sente tantissimo il glicine in piena fioritura, come quando passate in primavera che ci sono queste bellissime piante di glicine che ci regalano un colore stupendo, un profumo molto molto intenso. E glicine e caprifoglio sono due profumi intensi che mi piacciono, e questa candela è veramente molto profumata. Non conosco questa cereria e sarà mia premura andare a controllare dove sia e se vende online, e anche questo è fatto. Poi, sempre da Tigotà, sotto Natale c'erano delle offerte di candele a prezzi abbastanza strepitosi, erano 9 euro, 11 euro, forse anche meno, non ricordo. Comunque io mi sono presa queste tre tipologie di candele. La marca è Petali Candles, sto guardando perché assomigliano, adesso io non voglio fare i paragoni, ma lo facciamo il paragone, cioè sono pressoché identiche, ok? E poi ci vediamo anche quelle. Vediamo, questa è un'azienda, andiamo a vedere, Made in Italy, un'azienda torinese, Serra, e non vedo nient'altro perché è scritto troppo in piccolo. Comunque un'azienda italiana e io ne sono molto felice. Questa profumazione è Warm Cashmere, è un profumo molto caldo, molto avvolgente, da coperta di lana, talcata, buonissimo. Il colore è questo bel azzurro che vira un po' al grigio, come vedete, se lo vedete, sì. E questa è la candela, tutte queste sono di quanti, sto guardando, 510 grammi, quindi sono, dice, 100 ore di bruciatura, ma io veramente le uso tantissimo. Se non devo uscire, tante volte me le dimentico anche accese quando esco di casa, e per fortuna non succede niente, però io faccio mezza giornata al lavoro, quindi quando rientro in casa accendo la candela e la candela va tutto il giorno. Poi sempre della stessa azienda, questa che è Apple Spice. Questa, cioè questo rosso meraviglioso, per me il rosso è uno dei colori più belli, più energizzanti, più carichi, fantastico, e quest'anno sarà l'anno del rosso. Si sente un profumo, a parte che la fotografia è davvero, ecco, la fotografia rispecchia il profumo, o il profumo rispecchia la fotografia. Queste mele, ma soprattutto mele speziate, ma io ci aggiungerei anche un po' di vin brûlé, assomiglia molto a questa. Questa è più, meno intensa e meno dolce, però vedete che
e assomiglia invece molto di più a questa, anche se questa è, diciamo, vira un po' di più a un fiore, al fiorito. Questa è proprio tipicamente natalizia dei mercatini di Natale, quando c'è il vin brûlé, quando, mamma mia, ci sono quelle mele caramellate, fantastica, buonissima, buonissima, buonissima. E poi, sempre della stessa marca, ne ho presa una piccolina, perché costava forse 2 o 3 euro, e ho detto, ma vuoi che la Eli non se la prenda? E questa, vabbè, la sentiamo anche da qui, questo è un profumo di pulito, Pink Peony, peonia rosa, un profumo di pulito, un profumo di panni stesi al sole, lavati col bicarbonato, cioè, io sento questo profumo, buonissimo, meraviglioso. E anche questa, ecco qua, la vedete? Questa sono 170 grammi, 45 ore di bruciatura. Ora veniamo alle mie Yankee Candle. Allora, io le Yankee Candle le compro sempre, solo ed esclusivamente quando sono scontate. Ce ne sono due che ho comprato con il Black Friday del 2021 e due che ho comprato con il Black Friday del 2022. Una mi è stata regalata. Questa, mamma, questa ha il profumo di un bosco con i pini, il profumo della resina dei pini, ha un profumo balsamico meraviglioso. Infatti, siccome l'inglese non lo so, ho cercato di tradurre dal francese: promenade d'automne dans la nature, una passeggiata d'autunno nella natura, presumo che sia così, se non è così, pazienza ragazzi. Bellissima, 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 un profumo meraviglioso. Questo è il suo colore, verde bosco, baciato dal sole. Poi, Christmas Magic, magie di Natale, e questa è quella che uso e mi ha regalato, anzi no, non l'ho comprato, ho sbagliato io, questa me l'ha regalata la mia collega Lella e amica Lella, perché abbiamo anche la passione delle candele in comune. Questa è buonissima, un villaggio di Natale dove nasce, sì, dove nasce, dove scende la neve, le case sono tutte illuminate, la gente corre veloce per fare i regali, e c'è questo profumo di Natale, di gioia, di magia, di luci, di regali, bellissimo, bellissima, bellissima. Questa, come vedete, ce l'ho in uso, e adesso che finisco il video poi l'accendo, buonissima. Poi, questa invece mi è arrivata in regalo, sempre perché l'hanno regalata mia mamma, questo mio cugino Ricky, che per me è come un fratello. L'ha provata, non gli è piaciuta la profumazione, l'ha regalata la Rini, la Rinella, e la Rinella prontamente si è sacrificata per la sua dolce figliuola. E posso capire perché non gli piace. È burro fuso con del caramello, una vaniglia molto preponderante, profumo di biscotti di Natale, cioè quando voi entrate in una pasticceria che stanno proprio cuocendo i biscotti, biscotti secchi, profumati alla vaniglia, buonissimo, a me piace, però penso sia una profumazione da utilizzare in questo periodo, perché primavera, estate, too much, buono. E poi questa è la nuova versione delle candele Yankee Candle, perché ultimamente le hanno scontate anche molto, perché hanno rifatto il design, che trovo veramente spettacolare. E hanno appunto un barattolo che è diverso, leggermente diverso, più lineare, meno bombato di quello che avevano prima. Le profumazioni presumo che siano le, cioè le candele presumo che siano le stesse. Poi veniamo invece a due candele, no, non ci arrivo, che ho invece acquistato l'anno scorso, cioè due anni fa, eh sì, due anni fa, perché siamo nel 2023, nel Black Friday del 2021, che sono
queste candele stupendissime. Questo è un prato baciato dal sole, sono andata a leggere prima un prato baciato dal sole, questo è il suo tappino, che quando poi accendete la candela lo mettete sotto, così, aspetta che vi faccio vedere, vedete che poi rimane, eccolo lì. Questa è la candela. Ha un profumo di fiori molto fresco, molto delicato, un po' di fiori di campo, una allegra giornata primaverile, neanche estiva, con il vento che trasporta i profumi dei primi fiori sbocciati. Bellissima, bella la decorazione, il colore è questo grigio con una punta di blu, azzurro blu, e queste non vedo l'ora di provarle, perché poi quando c'è la candela accesa, cioè proprio l'atmosfera in casa cambia, è bello, poi soprattutto a primavera, magari con le finestre aperte, con il vento che sposta il profumo, è bellissimo, insomma io mi gaso un casino per queste cose. Questa è l'altra, che è Exotic Bergamote, molto molto intensa, si sente il bergamotto, ma ci sento anche dei fiori in un gelsomino, un profumo molto intenso, il caprifoglio mi verrebbe da dire, che anche quello quando in primavera fiorisce è una meraviglia. E questa è nello stesso modo, ha due stoppini come l'altra. E mi piacciono tantissimo. Ma veniamo ora alle mie favolose candele che io reputo dei dupe di Yankee Candle, ma questo lo dico solo io, cioè è soltanto il mio parere personale, nel senso che si assomigliano molto come profumazioni, si assomigliano molto come vedete voi, cioè si assomigliano molto, il barattolo è praticamente lo stesso, e queste sono invece prodotte dalla Price Candles Limited in England, ma sono fatte in Italia dalla azienda Sgarbi, che adesso non si chiama più Sgarbi, ma per chi è vecchia come me se la ricorderà bene. Allora, questa è una nuova profumazione uscita da poco ed è al frangipani e io non potevo non acquistarla perché ha un profumo intensissimo di frangipani, ma ha questo colore così ricco di energia che mi rende felice soltanto a guardarlo. E quindi questa l'ho presa. Queste qua sono tutte più piccoline, sono da quanti grammi sono queste? 411 grammi. E come tempo di bruciatura danno dai 55, sì, ciao, 65 alle 90 ore. 65-90 ore, boh, vabbè, questo è quello. Comunque stupenda, veramente bellissima. Poi, questa verde come le mie unghie. Winter Spruce Epice d'hiver, Epice cosa vuol dire? Vabbè, Winter Spruce, spruzzi d'inverno, c'è la neve sui. Questa è dello stesso identico profumo del profumo che vi ho presentato nel mese di dicembre, Library Fragrance, del profumo d'abete, profumo di albero di Natale, è lo stesso. Qui siete in un in un
quelli che ci sono solo in America perché da noi non ci sono. Non fioraio, oh mamma. Insomma, dove vendono gli alberi di Natale, che ce ne sono tantissimi in questo momento, in un emporio americano dove ci sono tantissimi alberi di Natale, fa molto freddo e gli alberi sono spruzzati di neve, è un profumo balsamico. Mamma mia, è favoloso, buonissimo. Il verde è questo, è davvero, è quasi in tinta, sì, è in tinta con le mie unghie, vedete? E è proprio buona, buona, buona. Questo è il disegno. Poi ho preso anche questa che è Forsanta dolcetti di Natale. Ecco, dolcetti sì, dolcetti molto dolci, del biscotti con la glassa, una glassa bella carica, dolce, non sento tantissimo delle spezie, sento piuttosto il profumo della scorza d'arancia caramellata, delle scorze di agrumi caramellate. E poi di questa glassa allo zucchero. E anche questa è rossa. C'ho un sacco di candele rosse. Mi piace il rosso. Belle. E l'ultima, sempre della Pris Candace. Questo non saprei neanche tradurlo. In Stardust, Poussière d'Étoile. Questo è un profumo festoso, elegante, un profumo da festa, di sberluccico, di vestito dorato, da J'adore. Bellissima. E questo è questo color giallo, ma molto più tenue, che vira sul vaniglia. Ecco, qua si sente molto la vaniglia, un'ambra, sì, è buonissimo. Ebbene, la mia collezione di candele è finita. Spero di avervi tenuto compagnia. Spero che vi abbia fatto piacere entrare in questo mondo sempre molto profumato, ma non di profumi, ma di candele. Ditemi se anche a voi piacciono le candele, quali sono le vostre preferite, quali sono i vostri profumi preferiti, sempre riguardo alle candele. Io vi auguro un buon pomeriggio e ci risentiamo nel prossimo video. Ci rivediamo nel prossimo video. Ciao e a presto. Grazie, ciao.